Lite Agnelli Elkan, l'ex presidente sbotta. Adesso parlo io. Andrea Agnelli ha lanciato una frecciata diretta al cugino John Elkan e alla nuova dirigenza. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri alla Juve è stato fortemente voluto da Andrea Agnelli, che ha blindato l'allenatore con un maxi contratto da 7 milioni di euro a stagione fino al 2025. Questo atto di stima e fiducia è stato un riconoscimento per l'uomo che ha portato alla Juve 5 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e 2 finali di Champions League. Agnelli ha difeso Allegri fino all'ultimo, così come Allegri ha difeso il club, prendendone le redini dopo lo scandalo dell'inchiesta Prisma di Torino su plusvalenze e manovre sugli stipendi. Dall'altro lato, non è un mistero il diktat di John Elkann. La nuova Juventus deve seguire una linea di austerità. Le richieste di Allegri sono state considerate incompatibili con il nuovo corso del club, ora affidato a Cristiano Giuntoli. È lui il nuovo uomo forte, incaricato di gestire la campagna acquisti secondo i parametri stabiliti da Elkan e di dare vita al nuovo progetto, che quasi sicuramente vedrà Thiago Motta in panchina. La risposta di Andrea Agnelli non si è fatta attendere. Con un post pungente ha voluto elogiare Allegri, lanciando al contempo una frecciata a John Elkan e alla nuova dirigenza. «Hai rappresentato la Juventus con ogni tua cellula», ha scritto Agnelli. Un mix straordinariamente unico, superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Agnelli ha voluto sottolineare che Allegri incarnava lo spirito juventino come nessun altro, insinuando che altri, come il presidente Elkan, siano rimasti distanti lasciando il club senza una guida visibile. Anche Rabiot rende onore ad Allegri. «Sarai ricordato come uno dei allenatori più vittoriosi della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto, mister, e in bocca al lupo». Secondo il giornalista Graziano Campi, sarebbe già pronto un dossier su 12 mesi di follie aziendali, fatte di grida e insulti davanti a testimoni e scenate in spogliatoio. Sotto accusa ci sarebbero tutta una serie di comportamenti tenuti da Allegri in questa stagione. L'intenzione del club sarebbe provare che il suo atteggiamento abbia reso il clima in società e in squadra irrespirabile. Cosa ne pensate, tifosi bianconeri? È giusto il nuovo corso imposto da Elkan o ha ragione Agnelli a difendere Allegri fino all'ultimo? La vostra opinione conta. Diteci la vostra nei commenti.